Da domani 5 mezzi della LAM rossa saranno di colore bianco, Eco 6, e dopo 7 mesi dal passaggio con CAP avranno sulla fiancata e sul retro il logo di Autolinee Toscane. Entro l'anno arriveranno altri 15 bus che saranno utilizzati sia per il servizio urbano sia per quello extraurbano, in questo caso saranno blu. Più difficile invece reperire autisti, ne mancano 12 ma non ci sono candidati. Allora, su Prato abbiamo 210 mezzi, l'anzianità è abbastanza alta, quindi abbiamo quasi la metà del parco che ha più di 14-15 anni, quindi è importante di rinnovare questa flotta qua. Quindi questo anno su Prato arriveranno questi 5 più 16 altri autobus, quindi 20-22 autobus che arriveranno tutti nuovi. I colori sono per tutta la Toscana uguali, quindi per l'urbana il colore è il bianco e per l'extraurbana il colore è il blu. Intanto il Comune di Prato ha ottenuto un finanziamento di 30 milioni di euro attraverso tre bandi diversi che porteranno all'acquisto di 59 mezzi, quasi tutti elettrici. I primi 8 saranno destinati ancora una volta alla LAM rossa, con l'obiettivo di riportare la frequenza delle corse a 7 minuti rispetto agli attuali 10. I nuovi bus sono lunghi 12 metri, hanno un pianale accessibile per il trasporto dei disabili e uno spazio per le carrozzine. I posti a sedere sono 26 per una capienza di 108 passeggeri. I primi mesi sono trascorsi essenzialmente per mantenere quello che c'era. Contemporaneamente abbiamo cominciato a occuparci del futuro. Non è un problema estetico, è proprio un problema di qualità del servizio, mettere nuovi.